sicuro oggi il suo comune a distanza di 100 anni da questo terremoto? Ma il nostro comune, alcuni edifici pubblici sono stati ristrutturati a norma sismica. L'esempio più importante ce l'abbiamo qui, nel luogo dove siamo oggi, perché la nostra scuola è una delle pochissime scuole che è stata messa completamente in sicurezza, quindi è antisismica al 100%, perché noi ci portiamo dietro questa purtroppo questione che molti bambini morirono proprio sotto le macerie del terremoto del 17. Sono trascorsi 100 anni da quel 26 aprile quando un sisma di 5.8 di magnitudo della scala Richter colpì Monterchi e la Val Tiberina. 23 morti e 35 feriti, il drammatico bilancio del più devastante tra i terremoti recenti che hanno colpito la provincia di Arezzo. E per il centenario è stato organizzato un convegno scientifico internazionale che si è aperto proprio all'interno della palestra scolastica dell'Istituto Comprensivo di Monterchi. Una 3 giorni che si concluderà il 28 aprile per parlare di vulnerabilità e rischio sismico e di prevenzione sismica nel territorio. Questi anni sono state tante le misure anche dei governi che sono alternate tra i vari governi per incentivare le ristrutturazioni. È chiaro però che c'è da fare molto nel patrimonio, in particolare anche in quello pubblico. È stato fatto un piano importante in questi anni sulle scuole che sta per essere portato a termine, purtroppo ancora non sufficiente perché servono molte risorse, ma che ha portato solo in Toscana a intervenire su 60 scuole. Il convegno è stato organizzato in collaborazione con il laboratorio sismico Val Tiberina, che da tempo si occupa di innovazioni in materia di prevenzione. Ha una finalità molto importante nel territorio in quanto ha già in attivo le proprie ricerche territoriali tramite l'università e tramite gli studenti. Con l'obiettivo di aiutare l'amministrazione nello studiare le vulnerabilità e le mappature di tutti i centri urbani del nostro territorio. Ci sono già convenzioni in atto, già sottoscritte con il Comune di Sestino e il Comune di Monterchi in particolare, alcune sono rivolte allo studio specifico di alcuni edifici pubblici strategici, altre sono più rivolte alla ricerca urbana e territoriale proprio per dare e raccogliere tutte le informazioni sulla pericolosità e vulnerabilità dei borghi e degli aggregati storici. E per un anniversario così importante il pensiero non poteva che correre alle popolazioni messe in ginocchio lo scorso agosto da un altro terremoto altrettanto devastante. Presente a Monterchi infatti anche Luca Poli, il presidente della Commissione Consiliare Sanità del Comune di Amatrice, al quale è stato consegnato un assegno da 15.000 euro che contribuirà alla costruzione del Museo della Memoria. L'impegno del Consiglio Comunale, del Sindaco e di tutti noi in questo momento è di creare un sogno nuovo ad Amatrice, una Amatrice che possa ricostruirsi anche sulla scorta di questi danni, di questo dolore.